Buonasera a tutti, bentornati. Vedo già Ilaria anche pronta a salutarci. Ciao Ilaria, ciao Gigi, ed è arrivato anche già Steve. Che facciamo entrare? Oggi ancora ore d'orrore Wars. Eccolo di corsa, è tornato di corsa, Ci guardatelo. sono, ci sono. Manca poco. Manca poco. Allora, intanto, mentre tutti i sistemi, Ci sono, ci sono. voglio ricordare a tutti, visto che ci siamo, che oggi parleremo della 14ª edizione degli Ore d'Orrore Wars. E sentite, sentite, udite, udite, parleremo anche dell'esorcista, che naturalmente ha vinto questa edizione, una edizione abbastanza scontata per il vincitore, però ci sono state delle sorprese, perché poi vedremo che c'è un secondo posto di un film che sicuramente molti di voi non conosceranno, e poi anche anche il terzo posto probabilmente non è conosciuto proprio da tutti, eh? No, Quindi sì, c'è la vittoria dell'esorcista, primo in classifica nella 14ª edizione di Ore d'Orrore Awards. Certo è che però il secondo e il terzo classificato, e anche oggi parleremo non di tre ma di quattro film, anche c'è un film che appunto ha vinto il premio Plutone, che era secondo me meritatissimo, ma tra poco ne parleremo. Allora, Steve, sei uscito dal Quirinale? sì. Hai fatto i giri questa settimana? Sì, so. Sono Dai. uscito da padre. Ultimamente. Esatto, è da 2 settimane che ti facciamo la copertina da prete. Sì. Ma niente, niente, quando eri piccolo uno dei tuoi sogni era diventare prete? No, però servivo a messa. Esatto. Facevo il chierichetto. Va bene. Non si direbbe mai, però. Allora, partiamo subito. Oggi quattro film, eh? Quattro Quattro film. filmoni. Voglio subito annunciarvi che Steve tornerà eccezionalmente martedì sera alle 21:30, sempre qui sul canale Instagram di Ore d'Orrore, per parlarci ancora una volta degli Ore d'Orrore Awards. E vi ricordo, dovete iscrivervi sul canale di Ore d'Orrore su YouTube e sul canale Tubodrome di YouTube. Non smetterò mai di Grazie, ricordarvelo. Canale grazie. YouTube di Ore d'Orrore, canale YouTube di Tubodrome. Mi Sì. raccomando, andate perché c'è di tutto. Ci sono interviste esclusive, si parla di film molto interessanti, Mi sa recensioni, i insomma, video proprio. miei di Gigi e di Simone che facciamo anche qualche cavolata fra noi. Sì, Domani sera bevono, nuovo fanno le video, dice orge. Gigi. Ecco, ciao Gigi, dice domani sera nuovo video Tubodrome. Domani sera nuovo video su YouTube. Stavo dicendo, bevono, si alcolizzano, fanno le No. orge, di Le tutto e di più. Pensate, le orge. Guardate così, orge. arrivano gli Sì, facciamo iscritti. tutto. Ancora d'ora si sta adeguando. Questa è una cosa. Porno Perché è meglio che. tube, porno tube. PornoTube, ma quello ahimè già esiste, manco quello gli possiamo Ah, rubare. cavolo, ci hanno rubato l'idea. Esatto. Ci hanno rubato Allora, l'idea. partiamo subito Sì. alla grande e partiamo. Voglio questo, so che è uno dei tuoi film preferiti, lo so perché ce lo Sì. siamo detti già una volta, Era e anche il non da film poco. preferito del grande Christopher Lee. Esatto, The Wicker Man, The Wicker Man, che Wicker sarebbe Man. l'uomo di Vimini. L'uomo di Vimini, adesso ci spiegherai un po', anche un po' il tutto. Sì. Ahimè, questo film non è sul podio, ma siccome parliamo anche del premio della critica, del premio Plutone, questo film ha vinto il premio Plutone della 14ª edizione. Grande Steve, intanto ti sta Grande dicendo Francis Hyde. Daniele dall'Inghilterra ci segue. Grande Oh, Daniele. grandioso, grandioso. Un saluto a tutta l'Inghilterra che in questo momento non sta passando un momento facile come tutto il mondo. Tra l'altro, un bacio anche a Pietro, è entrato anche Marcus. Allora, Ciao The Marcus. Wicker Man, che The ci dici di Wicker Man. questo film? Allora, The Wicker Man è un filmone che purtroppo da noi non si è mai visto perché non è manco stato doppiato e passato in televisione, credo, perché le uniche copie che si trovano, ahimè, tempo fa me lo dovetti far scaricare, purtroppo devo dire, ma perché non c'è una copia italiana, non è Sì. mai stato passato su DVD, su VHS, su niente. Quindi sto film, purtroppo, se lo volete recuperare,
lo trovate sottotitolato in italiano. Però si guarda adesso, l'ho visto io, cioè io non amo i film sottotitolati, quindi vuol dire che si vede bene. È un ottimo film del 1973 con Christopher Lee. È praticamente la storia di un poliziotto inglese che riceve una lettera di una bambina scomparsa su questa isola vicino all'Inghilterra. Lui prende il suo aereo, va appunto in quest'isola e vede subito che gli isolani, lui chiede una barca tipo per sbarcare, ecco il grande Christopher Lee è dietro l'uomo di Vimini, lui chiede una barca subito a questi, diciamo, portuali, questi che stanno al porto dell'isola per sbarcare e loro già gli dicono, serve il permesso scritto di Lord Summersdale, che sarebbe Christopher Lee. E già lì lui dice, ma io so, lo vedete che sono un poliziotto, cioè a me non mi serve l'autorizzazione di questo signore. Certo. Io. E insomma lo vanno a prendere con la barca, lui dice, chiede di questa ragazza, nessuno l'ha mai vista, nessuno la conosce, lui è convinto però che sia una ragazzina di 12 anni, 13 anni, lui è convinto che sia di lì però, e all'inizio c'è l'ostruzionismo di questi isolani che praticamente fanno quello che gli pare, e lui, mentre dormirà la prima notte alla locanda, vede che questi isolani sono un po' strani, cioè fanno sesso all'aperto, sono molto liberali, liberi nei comportamenti, non osservano la religione Diciamo, ecco, cristiana, fanno rituali, fanno qualcosa. rituali, sì, lui la prima sera già vede che c'è qualcosa che non torna. Però ecco, dice, ma sarà l'usanza dell'isola, però poi man mano si renderà conto che questi non sono cristiani e anzi venerano degli dei antichi che fanno appunto riti, le ragazze saltano nude sul fuoco, poi c'è un Una cosa simbolo che ha ripreso fallico. anche il film Midsommar, no? Certo, Midsommar. questo è un horror folk, ora ci arrivavo, che Esatto. c'è stato un remake nel 2005 penoso, a mio avviso, con Nicolas Cage, che fra le altre cose ora ho dietro perché il film originale non ce l'ho, però il remake purtroppo ce l'ho. Ricordiamo questo film a Edward Woodward, Christopher Lee, Sì. Diane Cilento, Ingrid Pitt, Questo Brittany è il Snell. remake. Questo è Il il remake del. prescelto che molti hanno criticato, eh? Sì, infatti anche a me non piace. Anche a me non piace. Esatto. Rispetto all'originale, Midsommar no, Midsommar è fatto bene, però non è un vero e proprio remake. È anche questo un horror folk, diciamo, sempre girato all'aperto, perché questi sono pochi degli horror che sono stati girati alla luce del sole, non Sì, c'è sto l'oscurità. leggendo. Sì. Viene chiamato sequel spirituale. Nel 2011 fu distribuito un semi-sequel intitolato The Witcher 3, l'albero di Vimini. Fu anch'esso girato da Robin Hardy e includeva una breve scena con Christopher Lee. In origine Hardy pubblicò la storia in forma di romanzo intitolato Cowboys for Christ. La storia si svolge intorno a due giovani evangelisti americani in Scozia. Come il personaggio di Woodward, i due incontrano un lord pagano e i suoi accoliti. Non lo sapevo questo, Non lo questo sapevo nemmeno io. no, questo non lo sapevo. Io pensavo che ci fossero solo appunto il prescelto e Midsommar E viene che. definito come sequel spirituale, in Sì, realtà. sì. Il vero remake è proprio comprati i diritti e tutto è il prescelto, che noi abbiamo chiamato il prescelto, ma in inglese si chiama Dovete, ah The sì, Wicker ma Man. nemmeno a farla apposta. Il Sì. prescelto a Nicolas Cage e Ellen Burstyn, la mamma di Regan. Addirittura, non lo sapevo questo di Ellen Alan Burstyn. Burstyn Non lo sapevo. è nel film del prescelto e la ricordiamo tutti, è la mamma di Ah no, Regan sì. nell'Esorcista. Ora che mi ricordo, sì. Ora Esatto. che mi ricordo, sì. E Sì. E casualmente, guardate un po', nello stesso si ritroveranno lo poi sai, è nel vero, film. c'è l'esorcista stasera, è Esatto. vero, è Hai vero. visto? E insomma, questo diciamo è un horror dove però non c'è una goccia di sangue. Noi non vediamo quindi se cercate un horror truculento, questo non lo è Non lo è, no. assolutamente. Narra appunto la storia di questo poliziotto che scoprirà sempre man mano che sta lì 2 o 3 giorni, mi pare, che loro il 1° di maggio festeggiano tutti gli anni, fanno questo rito
per il raccolto, perché in questa isola nascono parecchie, moltissimi alberi di mele che loro poi rivendono e quindi vanno avanti grazie a questo, grazie alle mele. L'anno prima non c'è stato il raccolto, insomma, è andato malissimo, non ci sono state mele e loro infatti decideranno di fare questo rituale molto più, diciamo, sacrificale di quello che è normalmente. Ecco, non voglio anticipare, non voglio niente di questo film, c'è poco perché è un film appunto che non si trova, che non hanno visto tanti e che Benza, invece vogliamo dire secondo me. qualche curiosità per il cast? Certo. Sto leggendo, anzi, leggiamo insieme perché queste sono cose che non sapevo nemmeno io. Allora, l'attore televisivo Edward Sì. Woodward fu scelto per il ruolo del sergente Neil Howey. Sì. Dopo il rifiuto, pensate, attenzione, dei due grandi attori, Michael York, vi dice niente David Hemmings? Devi essere profondo rosso, È eh. profondo rosso Michael il York film. chi è? Non mi viene. Michael York, se non erro, vediamo un po', vado a chiedere Sì, conferma. E New York non. infatti, Assassino sull'Orient Express, fece a me, fece Ah! molto, quello del 74 però, eh. Sì, non quello Quindi di io me lo Kenneth ricordo lì, Branagh, Michael York. il capolavoro del 64, del 74, Esatto. sì. E sembra invece che Christopher Lee avrebbe voluto Peter Cushing nel ruolo del sergente Neil Howey, partecipazione impossibile a causa di altri impegni dell'attore di Sì. Cushing. Poi Diane Cilento invece fu convinta a ritornare al cinema dopo che Schaffer la vide sul palcoscenico. A Ingrid Pitt, un'altra veterana dei film dell'orrore britannici, fu dato il ruolo della custode di registro. L'attrice svedese Britt Ekland fece il ruolo della figlia del barista. Vabbè, la sua voce fu Sì, che doppiata da Annie Ross. lui infatti va in questa scuola e vede subito che i bambini non sanno chi è Gesù, cioè praticamente non gli viene insegnato e lui ci rimane scandalizzato perché questo poliziotto, questo sergente è diciamo una persona molto cristiana, molto credente e anche dai modi, diciamo, anche troppo per bene non è abituato a vedere niente. Quindi ci rimane un po' scandalizzato subito Assolutamente. da questa cosa. Perché consigli questo film, Steve? Allora, consiglio questo film perché, a parte che è un bellissimo film, non so perché appunto non l'abbiano neanche mai doppiato, neanche mai portato quindi da noi. Era il film preferito di Christopher Lee. È un film appunto che prima di questo non se ne vedevano nessuno di, diciamo, horror. Folk in questo modo all'aperto. Poi sono venuti appunto i remake, quello del 2011 che non conoscevo e Midsommar, ma prima di questo era un horror atipico dove l'orrore noi lo vediamo negli occhi del sergente man mano che scopre delle cose che poi risulteranno non essere tutte vere. Lui pensa delle cose, ma sarà errata poi, diciamo, non del tutto la sua conclusione, ma è errata. E l'horror, diciamo, lo vediamo solo alla fine, però è un bellissimo film. Io tutte le volte che lo vedo è molto piacevole. Se la gente l'ha votato, vuol dire che se ha vinto il premio Plutone, vuol dire che insomma è un signor film. Assolutamente sì, E io, se volete vedere assolutamente. qualcosa di diverso, insomma, qualcosa che E non non è l'ha vinto da solo. solo, non l'ha vinto da solo, l'ha vinto insieme ad un altro film che è arrivato terzo sul podio, Ah, terzo in sì. classifica. E parliamo di A Venezia, un Un dicembre dicembre rosso, rosso shocking. Giulie shocking, con Donna Sutherland, Julie Christie, un Christie. altro bel thrillerone con scene paurose però, eh. Certo. Ecco, questo diciamo che è un pochino più pauroso, ma nel senso dell'atmosfera, nel senso dell'atmosfera che ti tiene sempre sul chi va là, sempre attento, perché è famosissimo questo film. Per la fotografia, per le luci, Immaginavo. Vedi. vedi, cioè, c'è Venezia con questi fumi, con queste luci. Uno nel 92 venne nominato tra uno dei migliori 10 film inglesi mai girati. Quindi, ragazzi, ci troviamo di fronte veramente a un film caltissimo che praticamente la storia di questo architetto interpretato da Donald Sutherland Sì. che ha un lutto in famiglia, muore la figlia
mentre gioca fuori di casa cadendo nel laghetto. E lui poi a distanza di un po' di tempo lo vediamo con la moglie a Venezia, appunto, che sta restaurando una chiesa del Cinquecento, e incontrerà due signore un po' strane, due signore scozzesi, mi pare, due sorelle, una delle quali ha perso la vista. Ha perso la vista, però riesce subito a dire alla moglie del protagonista che lei riesce a vedere la figlia morta, quindi ha una seconda vista, diciamo. E questo porta la moglie ovviamente a partecipare a degli incontri con queste donne e a darle ascolto, perché insomma gli dicono che la figlia è felice, che è contenta di stare con loro. Invece il marito, diffidente, molto diffidente, vorrebbe che non le frequentasse, ma nel corso del film noi ci accorgiamo anche che loro dicono che anche il marito ha una seconda vista, però non se ne rende neanche conto, perché lui infatti all'inizio vede in una diapositiva che la figlia casca, mi pare, una macchia rossa sulla diapositiva che sta guardando, e lui capisce, intuisce che la figlia è in pericolo, però corre fuori, va nel giardino dove c'è il laghetto. Ma è troppo tardi, la figlia è già affogata. È un film che, ripeto, tiene dall'inizio alla fine, pur non essendoci grandissime scene. C'è un No, assassino perché che vive ricordiamo che il per Venezia. film è incentrato sulla psicologia del dolore causato appunto da questa perdita Sì, e sugli sì. effetti della morte di un figlio, no? Quindi È è un un thriller molto psicologico in horror realtà. thriller psicologico al massimo, e non ci sono grandi scene di violenza, c'è solo un assassino che gira per Venezia. Infatti, il protagonista Donald Sutherland viene avvertito da questa signora, gli dice: andate via perché correte un grosso pericolo a rimanere qua. Esatto. E Ricordiamo che il loro, film è anche celebre per sì, l'innovativo stile del montaggio e per montaggio. l'approccio, leggo, impressionista alle immagini attraverso un uso ricercato del colore e della luce. Potete Della ben luce vedere del anche da sole, questa foto e da sì. quest'altra che vi faccio vedere, ecco, anche se un po', Sì, ora, insomma, è leggermente poi lui sfocata. vede questa persona con il cappottino rosso, crede che sia sua figlia, perché sua figlia è morta quando aveva un cappottino rosso. Quindi lui la inseguirà un po' per tutta Venezia, questa persona, che non svelo chiaramente chi è. Sullo sviluppo, leggo che il film fu la terza regia da professionista per Nicholas Roeg dopo Sadismo e L'inizio del cammino. Anche se Natalie Wood e Robert Wagner, coppia reale nella vita privata, erano stati suggeriti per i ruoli di coniugi Laura e John Baxter. Roeg Sì. era regista, scrittura, Regine Christie e Donald Sutherland fin dall'inizio. Inizialmente occupati in altri progetti, inaspettatamente i due attori si resero entrambi disponibili. Alla Christie fece per copione ed era entusiasta, leggo, di lavorare con Roeg, dato che gli aveva lavorato come direttore della fotografia in Fahrenheit Sì. 451. 451, bellissimo anche quello. Esatto. Nel film potete vedere anche Renato Scarpa, famoso anche per aver interpretato alcuni film di Dario Argento, che E venne che era il scongiurato dalla prete? parte Era del il figlio. sacerdote? Sì. No, era l'ispettore, l'ispettore di L'ispettore. polizia. L'ispettore L'ispettore, Longhi, anche se non sì. sapeva parlare inglese, non aveva idea di cosa stesse dicendo il suo Sì, personaggio nel film mentre recitava. Capisci? ricordiamo che questi film, anche questo era proprio inglese, quindi è recitato in inglese, ma molti film di quell'epoca italiani. Siccome in Italia vendevano magari poco, vendevano molto all'estero, quindi gli attori italiani recitavano spesso in inglese. Esatto. L'accoglienza del film, vi faccio vedere questa Sì, foto qua perché è molto importante. Alla sua uscita, certo. il film scatenò qualche polemica a causa di Per le una, per scene di l'epoca sesso. troppo esplicita, scena d'amore tra Julie Christie e Sì, Donald Sutherland, non sì. entusiasmando troppo la critica. Ma oggi questa scena del film è considerata tra le 10 scene di sesso più ricordate quasi del Anche cinema. perché c'è Nel trascorrere quel degli montaggio che anni, hai detto te, c'è quel montaggio che hai detto te, esatto. non è una scena di sesso continua, non si sposta la macchina, è veramente innovativo come film, non lo fa Esattamente. pesare, capito? Non fa pesare la scena di sesso, che uno dice: mamma mia, questi che fanno sesso per 10 minuti, magari no, ora non sono 10 minuti chiaramente, meno, però
però alterna il montaggio alla scena di sesso e altre cose, quindi è molto, si vede loro che si rivestono, capito? Mentre, cioè, davvero ti fa, non ti fa calare l'attenzione che magari dici No, due che assolutamente. fanno sesso dopo un pochino, no, invece tiene sempre sul chi va là. Con il trascorrere di anni, comunque, la sua reputazione è cresciuta considerevolmente, venendo oggi riconosciuto, e infatti per questo ne stiamo parlando, Sì. venendo oggi riconosciuto come un classico dell'horror anni 70. Ha vinto la Sicuramente. miglior fotografia come ai British Academy, eh? Sì, Quindi, certo, un film. Appunto perché anche consigli questo film? consiglio questo film perché non è il solito thriller psicologico, appunto, è molto innovativo. Non è un film anche oggi si potrebbe vedere, non mi viene un paragone proprio con un altro film, appunto, per il montaggio che dà l'idea, appunto, fa vedere de delle scene mentre poi le fa vedere anche altre e ci stanno benissimo, non è che è montato così a caso. Quindi è un thriller psicologico molto bello, ci so c'è un colpo di scena finale enorme, anzi ce ne sono due o tre che davvero lasciano a bocca aperta, anche se sono passati 50 anni, è un filmone, secondo me, e almeno una volta dovrebbe essere visto da tutti. Assolutamente, confermo e concordo. Andiamo avanti. Secondo in classifica, ve l'avevo detto, terzo in classifica, Venezia in dicembre, Rosso Shocking, che non molti di voi hanno visto, è in qualche modo una sorpresa, e anche il Sì. secondo posto, devo dire, è una sorpresa. E anche qua, come abbiamo sempre detto, Mario Bava Mario arriva Bava, sempre eterno sul secondo. podio e non vince mai, però. Eh sì. Lisa e il Lisa diavolo. e il diavolo. E qua, interpretato da Helge Sommer e la grande, ormai morta da anni, Silvia Coscina, Grandissimo, vero? grande, grandissima. E vediamo un po' chi c'era. C'era ovviamente Telly Savalas, che tutti ricordano Telly per Kojak Savalas, Kojak, la Kojak, sì. grande Alida Valli. Alida Valli. Quanto mi è piaciuta in questo film, ma veramente mi è piaciuta da tutte le parti, Alida Fa Valli. la contessa cieca. Sì. Esattamente, esattamente. Allora, cosa vogliamo dire di Lisa e il diavolo? Allora, Lisa e il diavolo, diciamo che come molti film di Mario Bava, purtroppo ha avuto una produzione travagliatissima perché non mi ricordo, mi sembra che fallì la casa di produzione. Non mi ricordo proprio. Lui aveva girato il film, però poi non andò subito al cinema, ebbe dei grossi problemi. Qui vedo che anche la copia DVD che ho io c'è scritto un capolavoro inedito del padre dell'horror Made in Italy. Quindi Esatto. questo film è stato editato nel 2005 in DVD. Poi dal produttore era stata fatta un'altra versione orrenda di Lisa e il Diavolo chiamata La Casa dell'Esorcismo, che praticamente riprendeva le scene iniziali del film e poi si vedeva lei che era posseduta e non c'entrava niente perché qua siamo di fronte a una trama che questa ragazza è in gita in Spagna, ora la città non viene, è a Toledo, va a Toledo. Toledo, scende dall'autobus insieme alla comitiva, vanno davanti a un edificio, una chiesa, mi pare, con un affresco dove c'è disegnato un diavolo, praticamente che noi vediamo essere rassomigliantissimo a Telly Savalas. È praticamente pelato col neo dove ce l'ha lui, Eccolo. le orecchie a punta, eccolo qua, grandissimo. E lei, da lì sente il suono di un carillon, si allontana dalla comitiva e appunto incontrerà Telly Savalas che da un artigiano a farsi mettere a posto un carillon e a farsi anche dare un manichino. Poi Certo. lei si perde per questa Toledo, fa dei giri, incontra una persona che sembra conoscerla e poi incontrerà appunto Silva Coscina e suo marito che sono in una macchina d'epoca e le danno un passaggio. Le danno un passaggio, però poi si rompe la macchina e finiscono davanti a una grande villa, dove vengono invitati dal figlio, dal padrone, però non dalla madre.
che ha interpretato Dalida Valli, che gli dice subito andate via, proprio subito, non voglio entrare. Il figlio insiste e loro entreranno in questa grande villa, dove lui, anche questo ragazzo, dice subito di conoscere questa donna. La chiama con un altro nome, ma vediamo subito che questa è della casa dell'esorcismo, però. Questa è un'immagine. Sì, questa è della casa dell'esorcismo, è quella, la versione del produttore. Questa è di Davalli. Però ne parliamo tra poco, ne parliamo. Sì, in questa casa, praticamente, in questa casa succederanno, dopo c'è un ospite indesiderato che noi sentiamo su di sopra. Vediamo il figlio che parla con una persona che non vediamo subito, che è a letto e non si muove, e questo ospite indesiderato. Ci saranno delle visioni della nostra protagonista, però non sappiamo fino alla fine quanto siano vere e quanto no. Poi ci saranno i primi omicidi, viene ucciso l'autista, che era l'amante di Silva Cocina, di questa donna che ha anche il marito. Quindi lei era amante del conduttore della vettura, e il marito lo sapeva, faceva finta di niente. Il primo a morire, e poi da lì verranno sempre più omicidi. Però anche di questo non è che voglio dire tantissimo, dico solo che man mano che gli omicidi andranno avanti, noi capiremo sempre di più cosa c'è dietro alla storia di questa villa e perché tutti si ricordano di questa donna che però dice di non essere mai stata lì. Ecco, parliamo, sì. Questo film ha avuto un particolare futuro, no? Io per sbaglio pensavo che questa era una foto di Lisa il Diavolo, invece parliamo del film che in qualche modo è stato rifatto, sì, credo, correggimi Steve se sbaglio, aggiungendo delle scene, vero? Sì, aggiungendo delle scene, di lei indemoniata, di Mario Bava, e quindi aggiunse delle scene, ripropose il film con delle scene aggiunte, tra cui questo. Ecco, sì, io ho visto l'intervista. Ho visto, caspita, sembra molto interessante, ci dice Ilaria. Ecco, da vedere Lisa il Diavolo, Ilaria. Sì, da vedere Lisa il Diavolo lo consiglio. Praticamente questi sono due film uguali, sono anche usciti per la stessa collana che ho fatto, e io ho visto l'intervista al produttore che disse che gli mancavano dei pezzi fatti da Mario Bava, che doveva finire il film. Io non ci credo, perché Mario Bava un film a mezzo non lo lasciava mai, anche se i soldi non c'erano, magari certo, aspettava a fare qualcosa, come abbiamo visto con Cani Arrabbiati, che l'ha finito Lamberto, ma anche lì per produzioni fallite, perché lo fecero smettere loro, ecco, perché sennò Mario Bava non lo smetteva. E il produttore dice che lui ha voluto aggiungere. Ci saluta dal Cile. Grandissimo. Grande. Saluto. Un bacio. Gracias. Un beso a todo el Cile. Grande. Dico che secondo me invece il produttore ha fatto il furbo, perché era lo stesso anno appunto dell'esorcista, e lui ci ha messo la scena dell'esorcismo che non c'entra assolutamente niente. E hai ragione, tra poco tra le curiosità c'è qualcosa. Non c'entra niente, e mantiene la scena iniziale di lei che è in pullman e scende dal pullman a Toledo, ma poi le fa fare tipo una magia da Telly Savalas che la fa andare, gli fa entrare il diavolo dentro, sì, poi vedremo delle scene di lei che vola dal letto nell'ospedale contro i dottori, gli dice tutte le imprecazioni possibili come l'esorcista. Quindi secondo me ha fatto il furbo lui, ma è molto migliore, se a mio avviso, la versione originale di Mario Bava. Allora diamo delle curiosità proprio sulla produzione sì, e diciamo anche delle cose che hai già accennato tu. E il film, sì, vabbè, venne girato in Spagna e nel Lazio dall'inizio di settembre al tardo novembre del 72. Il titolo originale doveva essere Il diavolo e i morti. Secondo Lamberto Bava, figlio del regista, alcune parti di dialogo furono ispirate dalla lettura di romanzo di Fedor Dostoevskij, sì, I demoni. Per le riprese di questo film, Mario Bava ricevette per la prima volta carta bianca dal produttore Alfredo Leone. Tuttavia, quest'ultimo, temendo un insuccesso, si regredette e decise di ritirare la pellicola, ripresentandola modificata con il titolo La casa dell'esorcismo, in cui, come diceva Steve in maniera proprio netta, sulla falsariga dell'esorcista di William Friedkin,
furono sì. aggiunte scene che secondo lui avrebbero potuto esercitare maggiore presa su un pubblico più vasto. Per molti anni la versione originale italiana fu creduta persa e andò in onda per la prima volta su Sky solo nel 2004. È infatti il DVD del 2005 e c'è scritto, infatti per quello c'è scritto inedito, perché allora andò persa, ecco perché è svelato l'arcano. Esatto. Non è che l'hanno ritrovata. Il film fu presentato al Festival di Cannes naturalmente a maggio del 73. La prima proiezione, pensa Steve, fu disastrosa. Leone considerò che il film non aveva le carte in regola per essere venduto ai distributori e committenti stranieri. Fu così che L'Isola del Diavolo non ricevette alcuna programmazione nei cinema. Solo più tardi fu rivalutato da alcuni che riconobbero in questa pellicola il genio di Bava. Il regista costruisce fotogramma per fotogramma una fitta trama di intrecci e misteri, non crescendo di tensioni, che culmina nel finale. Resta comunque una delle opere su cui maggiormente si riflettono le divisioni della critica, capolavoro per alcuni, mentre per altri certo. si tratta semplicemente di un film minore. Sì, un film minore, alla fine è un film diverso, secondo me. Non è l'horror gotico a cui ci aveva abituato Bava, non è neanche un thriller alla Cani arrabbiati, e non è neanche un fantastico, non fantascienza, tipo diabolico, tipo... qual era l'altro dello spazio, mi ricordo il titolo, insomma uno degli spaziali di Bava. È un ottimo horror, secondo me, che tocca vari temi, anche quello dell'amore, perché vediamo questo che questa ragazza è amata non solo dal figlio della contessa ma anche dall'ex marito, quindi tocca anche, ci sono delle scene molto belle con la musica di loro, insomma, che quindi non è un horror proprio pesante e solo horror. La versione del produttore, poi fra l'altro neanche tanto furbo, perché L'Isola del Diavolo era vietato ai minori di 14 anni, lui con la scena esatto. dell'esorcismo se lo fa vietare ai minori di 18. Quindi ecco, diciamo che anche per il cinema quelli che avevano 16 anni ci potevano andare, 17, perché non è che ha fatto una mossa geniale così. No, assolutamente, e poi, no. Le scene sono fatto una grande grignata. Il film doveva essere lasciato no, lì. Non c'entra niente, non, Tania, non c'entra assolutamente. Io l'ho visto, c'ho tutte e due, non c'entra assolutamente niente. La scena è forzata, è messa prima lì. Ma poi brucerai la seconda versione. Sì, prima no, la tengo per collezionismo, ma ecco. Anche se levano il DVD e ci lasciano sulla custodia, fa numero. Non è una cosa vista una volta. Ovviamente dedicheremo tutto il tempo rimasto, ovviamente, al cult dei cult sopra questo film. Sì. Non ce n'è nessuno. No, parliamo dell'esorcista. Prima l'esorcista che vince a man bassa, naturalmente, la 14ª edizione di Ore d'Orrore Awards. Che dire dell'esorcista? Diciamo subito che è diretto da William Friedkin, è tratto dall'omonimo romanzo di William Peter Blatty, che scrisse anche la sceneggiatura del film. La pellicola ebbe tanto successo, ci furono dei sequel, l'Esorcista 2, l'Esorcista 3, una riedizione in versione integrale del 2000 con circa 11 minuti di scene inedite che io andai a vedere da sola al cinema. Il 3 che è bravissimo, io ce l'ho in questo cofanetto. Ecco qua. 3 praticamente sarebbe questo qua, l'Esorcista 3. Però io avevo anche, faccio vedere meglio, una versione. Ce l'hai la versione cinematografica turca intitolata Satan? Io ho due versioni cinematografiche e quella poi integrale. Satan nel 74 ne fu anche realizzata questa versione, mentre nel 2016 è servita di ispirazione per l'omonima serie televisiva The Exorcist, che si pone come sequel. No, io ho questa versione cinematografica, ma non c'è scritto Titan, come hai detto tu. No. Ecco, questo volevo far vedere, questo ce l'ho ancora in videocassetta, L'Esorcista 3, che è forse, secondo me, il remake più bello anche del 2, ma parliamo del primo e poi magari diciamo due parole sui remake. Allora, che dire di questo film? Film immenso, qui davvero capolavorone di Friedkin, che terrorizza tutto il mondo con questo suo esorcista, di cui consiglio la versione integrale, perché è molto più forte e ci sono delle scene proprio blasfeme fino all'ultimo.
È un film che ha segnato moltissime generazioni. Tutti, secondo me, gli appassionati dell'horror guardano a questo film come un totem, cioè una pietra inamovibile. È davvero qualcosa di pauroso ancora, fa paura. L'Esorcista, ragazzi, fa paura ancora passati 50 anni quasi. Quindi è un film che, come colpisce questo, non ha più colpito nessuno. È vero, è vero. Film cult, lo dico sempre, figlio dei tempi, nel Figlio dei senso che tempi, sì. questo film poteva essere fatto solamente, secondo me, in quel periodo storico, negli anni 70, dove c'era la ribellione, c'erano i nuovi diritti per le donne, la società si stava esprimendo, si stava aprendo, stava cercando nuovi stimoli, no? E l'Esorcista, credo che questo sia riuscito a farlo veramente bene, no? L'Esorcista l'ha fatto benissimo, ha descritto proprio tutta la società che c'era in quegli anni lì, descrive molto bene i suoi personaggi, dai due sacerdoti che sono molto diversi l'uno dall'altro. Quello più giovane, Padre Carras, sembra quasi a volte aver perso la propria fede, infatti è quello che vacillerà di più. Invece Max von Sydow, che è anche un archeologo e che trova la statua di Pazuzu, che poi sarà il demone proprio che prenderà la piccola Regan, è un padre, invece, un sacerdote molto più forte a livello E di vedi Steve che fede. quando parla l'esorcista 490 persone partecipano. Ragazzi, grazie, che vi devo dire, ma è Vabbè, tutto ma è normale, merito metto questi foto dell'Esorcista, non è ovunque. merito nostro, è merito di questo filmone di Friedkin, che resta indelebile. Questo è quasi scontato che una persona, quando gli chiedi qual è l'horror anche più bello, anche che ti ha fatto più paura, il 90% rispondono l'Esorcista. Perché Non mi so fai più. questo, Steve? Perché mi fai questo? Ho paura questa sera. Danny, Danny, sono tuo man, Danny. Mamma, che Oddio, paura! che Che paura ha fatto la cattivo! signora. Oddio. No, ma Guarda che sta guardando te, che sì, no, no, ti come racconto so che un guarda te. piccolo aneddoto che ho parlato l'altro giorno con mio padre, che sai che lui vuole sapere tutti i film di cui si parla, no? Mi ha fatto: Ste, di che parlate prossimo sabato? E ho detto: Babbo, si parla di Lisa il Diavolo, questo, quest'altro. Gli ho spiegato di Wickerman, che non lo conosceva. E poi ho detto: il primo in classifica è l'Esorcista. Mamma mia! Per telefono sono andato a vederlo al cinema, ma mi è bastata quella visione lì, non lo vedo dal 1975. E Esatto. infatti è un film che, appunto, Oh, sto film lo so visto 100 volte, dice Anna Maria. sì, anch'io l'ho consumato, l'ho consumato. Andrea dice: buonasera, in un'intervista fatta a regista che si può trovare anche nel DVD, Friedkin ha dichiarato che non è un film horror, ma un film drammatico. Potremmo Sì, anche sì. considerarlo un film drammatico, ovviamente a tinte È rosso. un horror drammatico, infatti, perché sotto quel punto di vista tanti horror sono drammatici perché vanno a finire male, insomma. Cioè, quindi l'Esorcista, appunto, finisce, poi non lo voglio dire che ci fosse una persona nel mondo che non l'ha visto, però, insomma, non è che finisce male, ma subito prima della fine va malissimo, insomma, ecco, quindi non è Guarda, ti leggo proprio. intanto delle curiosità molto interessanti Sì. sul cast. Sì. Allora, Ellen Burstyn, eccola qua, la mamma di Regan, interpreta Chris McNeil. Durante la stesura del romanzo L'attrice. Blatty si è ispirata all'amica Shirley MacLaine e a sua figlia Saki per i personaggi di Chris e Regan, ma le donne non erano interessate ad interpretare i ruoli nel film. Pensa, Shirley MacLaine e la figlia. La È parte di Chris fu andata male. offerta anche a Jane Fonda, Audrey Hepburn e Anne Bancroft, le quali rifiutarono tutte. La Bancroft, anche se aveva dichiarato di essere interessata, era impossibilitata a causa di una gravidanza. Audrey Hepburn aveva invece posto come condizione lo spostare le riprese nel paese dove viveva, in Italia, ipotesi rapidamente bocciata dal regista, Ah, mentre anche Jane perché hanno Fonda speso aveva espresso un un giudizio miliardo. nettamente negativo sul progetto. A Jane Fonda, che te sei persa? Ma Quindi, sa, quel tempo, l'Esorcista, chissà che pensavo. E poi figurati.
La madre non fa grossissime scene, diciamo, assurde. Cioè, è la figlia, è la figlia che ha tutte le scene forti. La madre Esatto. fa la parte di una madre, cioè, alla fine non è che. Quindi Jane Fonda si è persa proprio un filmone, secondo me. Prima che fosse assegnato a Ellen Burstyn, Friedkin per il ruolo aveva considerato anche Carol Burnett, sulla quale però i dirigenti dello studio cinematografico si erano espressi negativamente. Per quanto riguarda Linda Blair, Sì, Reagan, Reagan. per la cui parte erano state candidate anche Pamela Inferdin e Denise Nickerson, a trovare una dodicenne adatta a tale ruolo richiese molto, moltissimo tempo, tanto che si era cominciato a considerare anche attrici più grandi. Tuttavia, quando Eleanor Blair, senza appuntamento, decise di accompagnare la figlia Linda, la quale aveva già letto il libro di Blatty nell'ufficio di Friedkin, quest'ultima riuscì a sorprendere immediatamente il regista, dimostrandosi senza timori e timidezze. Pensa. Eh sì, ci voleva una ragazza che non avesse timori per le scene poi che fa una dodicenne, non è da tutte, eh. Qui Assolutamente. Linda Blair fa la parte della vita, perché poi non avrà mai più una parte così, e resta indelebile proprio Assolutamente, nell'Hall scolpita. of Fame, diciamo, del cinema horror. Adesso parliamo dei due preti, Max von Sì, Sydow, grande, scomparso da pochissimo tempo, che insomma ci manca tanto. grandissimo, grandissimo attore che ha Grande fatto. attore che ha Dove c'è fatto, lui, certo. il film acquista sempre un 50% in più. Esatto, ma dicono che durante e dopo le riprese sono successe cose strane, sì, Sì, è un anche. film maledetto anche, sì. Assolutamente. Andrea ci dice nel saggio sul film Esorcista di Daniela Catelli ci sono tutte le curiosità e particolarità che convincono ancora di più che questo film è al di fuori del tempo e dello spazio cinematografico, È ci vero. dicono. Assolutamente. C'è da dire appunto che Max von Sydow interpreta Padre Merry nel ruolo ispirato appunto dalla figura di Pierre Teilhard de Chardin, mentre Blatty aveva proposto al regista Paul Scofield e Friedkin non aveva dubbi nel preferire l'attore svedese, da lui considerato uno dei migliori attori in circolazione. Sì, E ha l'ha fatto bene a detto. dirlo. Anche quando la Warner avanzò il nome di Marlon Brando, Friedkin pose il veto, in quanto lo riteneva un volto troppo noto che avrebbe catalizzato l'attenzione del pubblico a dispetto degli altri protagonisti. Pensa un Porre po' il che veto a Marlon scelte. Brando, cioè era Hai considerato, capito? Marlon Brando Capisci? era considerato il miglior attore in circolazione proprio di tutti, quindi Esatto. è un bel rifiuto da parte di Friedkin, che era E proprio così Dom, convinto. che durante le riprese aveva pensato ancora a 43 anni, doveva sottoporsi, e lo potete vedere nel film, giornalmente ad ore di trucco prima di impersonare il Sì, più anziano padre Merry. Io infatti sono invecchiamento, sì. cresciuta, non sapevo lui quanti anni avesse all'epoca, e lo rivedevo sempre nei Pensavi. film e dicevo, ma com'è possibile questo? Cioè, questo è un film degli anni 70, com'è possibile? È rimasto più o meno uguale, te credo. Noi becchiamo di 30-40 anni, è Sì, fantastico. lui era biondo. Diciamo che poi si vede anche in Dune di David Lynch. Sì, E lì sì. Assolutamente. è dopo, ma è più giovane. Cioè, visto, anche se il film è degli anni 80. Ora sto leggendo una cosa clamorosa, Steve. Sì, Jason Miller interpreta eccolo. padre Carras. Carras. Ok, bene. Lo sai chi era stato considerato per la parte che tra l'altro era in principio assegnata a Stacy Keach, poi No, rimpiazzato da Miller alla sua prima esperienza nel queste volere di cose Shakespeare? del cast non le so. Allora, al posto di Jason Miller erano stati considerati Jack Nicholson Ah, e Gene Hackman addirittura. per parte Due Carras, sì. Hai mostri sacri, proprio. capito? Poi dopo Allora. diciamo che Jack si è rifatto con Shining, quindi ok, Sì, perfetto. sì, 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 sì. Quindi alla fine. Però non ce lo vedo Jack da prete, non lo so. Non lo so. Non ce lo vedi? Non ce lo vedo Jack da sacerdote, non lo so. È sempre stata una figura molto più da pazzo, da. Insomma, lui ha sempre fatto queste parti qui, la Poi parte del pensa, prete, non lo so. allora, Ginacma sì. in alcuni cameo appaiono anche la madre proprio di Linda Blair, Regan, nel ruolo di un'infermiera, e l'autore William Peter Blatty, il quale interpreta il produttore di Crash Course, il film che Chris sta girando a Georgetown.
Mentre William O'Malley, prete gesuita e insegnante alla Fordham University, quello che poi prende la mano, no? Di padre Carlos, quando sta morendo, il suo amico, interpreta padre Dyer, il religioso irlandese, il quale non era un attore, fece anche da consulente tecnico durante la produzione del film. Era proprio un prete lui, e quindi ha fatto la sua parte da prete. No, non lo sapevo. E pensa che è ancora vivo. Lui è nato il 18 agosto del 31 a Buffalo, ed è vivo. Faccio anche vedere una foto. Ha 90 anni ora, del 21-31, sì sì. Eccolo ecco, qua. Sì, è lui, è lui. Hai capito? Ecco. È lui. Diciamo che ci sono stati anche molti incidenti sul set. Reagan, cioè Linda Blair, si ruppe delle vertebre, perché quando la vediamo che salta sul letto... Sì, riportarono problemi alla schena. Sì, perché... E addirittura Ellen Burstyn, dopo un incidente sul set, accusò danni permanenti a vita alla colonna vertebrale. Sì, sì, perché fu tirata, aveva un busto attaccato e doveva essere tirata, e lo strattone fu troppo forte e riportò danni permanenti alla schiena. Mentre Linda Blair si ruppe delle vertebre, perché quando c'è la scena di lei che sbalza dal letto, perché il letto si muove, praticamente gli fa fare degli scossoni, lei va su e giù, anche lì gli tirarono uno scossone troppo forte. Questa è la scena della levitazione, stupenda. Esatto. E anche lì la tirarono troppo forte, e tanto da rompersi, mi pare, due o tre vertebre. Sì, sì. Poi pensa, allora, dopo due giorni di riprese, un cortocircuito provocò un incendio che distrusse quasi interamente gli interni della casa, causando un ritardo per le riprese di diverse settimane, tanti danni economici. L'unica parte a salvarsi dalle fiamme era stata proprio la camera da letto di Reagan. Oh, meno male, poi, perché si gira quasi tutto lì. Esatto, una moderna macchina di rifrigerazione costata $50,000 accusò molti malfunzionamenti. 9 persone, tutte legate direttamente o indirettamente al film, morirono durante le riprese. Tra di esse, morì il fratello di Max von Sydow, la nonna di Linda Blair, il figlio appena nato di un tecnico e l'addetto alla rifrigerazione del set. Ammazza. E ancora... Jack McGowan, il cui personaggio muore anch'esso nel film, morì qualche mese prima dell'uscita del film nelle sale. Il figlio di Jason Miller, Jordan, ebbe un incidente di moto mentre faceva visita al padre proprio sul set. Mamma mia. Avvenne la sparizione della gigantesca statua del demone a Siro Pasusu, che spedita in Iraq per le riprese del prologo, finì per qualche oscuro motivo a Hong Kong, dove fu fortunatamente recuperata all'ultimo momento. No, Hong Kong. Sì. Dio signore. Secondo il giornalista di American Hollywood, Joe Hiams, a Roma, in una piazza nelle vicinanze del cinema Metropolitan che stava proiettando il film, una croce alta oltre 2 metri, dopo essere stata colpita da un fulmine, cadde dal tetto di una chiesa dove era stata posata circa 400 anni prima. Mamma mia. No, è un film maledetto, infatti. Sono successi di tutti i colori. Lo stanno dicendo tutti sotto nei commenti, film strepitoso, dicono che è un film maledetto, sì. Sì, Paul Bettany era l'attore che interpreta l'infermiere con la barbetta, venne arrestato nel 79 per essere un serial killer di omosessuali. A lui si sarebbe ispirato Friedkin per il suo Crising. Addirittura, non lo sapevo. Non lo sapevo, questo era il serial killer, proprio non lo sapevo. Ma eventi stranissimi e cose agghiaccianti proprio. Assolutamente. Per la colonna sonora vogliamo ricordare che il tema musicale del film è Tubular Bells, tratto dall'omonimo, insomma, di Mike Oldfield, no? Sì, sì, certamente, a cui poi si sono ispirati tantissimi, i Goblin per la musica di Profondo Rosso e John Carpenter per la musica di Halloween. Assolutamente, assolutamente. Ovviamente, inutile dirlo, ci furono tantissimi divieti. In Italia arrivò il 4 ottobre del 74, l'esorcista ha incassato circa, pensate, 233 milioni di dollari negli Stati Uniti, oltre 440 milioni di dollari in tutto il mondo. A quell'epoca poi era uno stonfo, cioè sono tantissimi oggi, ma nel 73, pensate, 233 milioni, mamma mia, una botta. Tenendo conto dei prezzi aggiustati all'inflazione al 2013, risulta al nono posto della classifica di film che hanno incassato di più nella storia del cinema. Sicuramente, perché è davvero tantissimo. E poi diciamo anche che
L'esorcista insieme a Rosemary's Baby di Polanski, che era stato girato nel 68, è uno degli horror che portò il genere a non essere insomma, citato o tenuto in mente sempre per un genere insomma, reputato come all'estrema del porno, perché mostrava delle cose che non si possono mostrare, come il porno mostra delle parti del corpo che non si possono mostrare, l'horror ancora di più, perché mostrava l'interno del corpo, le budella, le viscere, insomma, esatto, il sangue. Quindi L'Esorcista e Rosemary's Baby invece portarono l'horror a essere considerato anche a livello artistico con queste due grandissime opere. Io devo dire che ha avuto un sacco di riconoscimenti. Come premio Oscar vinse come miglior sceneggiatura e miglior sonoro, ma ebbe la candidatura come miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, fotografia, scenografia e montaggio. Ai Golden Globe vinse come miglior film drammatico, in effetti, e vinse come miglior regia, miglior attrice non protagonista a Linda Blair, miglior sceneggiatura a William Peter Blatty, e poi altre tre candidature a Ellen Burstyn, Max von Sydow e Linda Blair. E poi a un sacco di candidature, ha vinto i Saturn Award, che come sappiamo sono i premi più importanti per quanto riguarda i film horror, thriller, e ha vinto come miglior film horror, miglior sceneggiatura, miglior trucco e miglior effetti speciali. Insomma, mamma mia, una marea di candidature, una marea di vittorie per le vittorie che per un horror sono diciamo non si sono più ripetute, No, sono impossibili per un horror, cioè vincere qualcosa è difficilissimo, ma vincere proprio anche miglior attrice non protagonista di Linda Blair, cioè sono premi davvero ambitissimi e quasi impossibili per un horror. C'è stato dopo Il silenzio degli innocenti, che ha vinto un Oscar, ma ora ultimamente quello di Jordan Peele per la sceneggiatura, ma lì l'hanno dato secondo me più per il discorso del razzismo, esatto, non... sì, sociale, però... per il discorso, ecco, sociale. Un horror puro come questo, che appunto tratta la storia del diavolo, che proprio del demone che si impossessa delle persone, è più unico che raro che vinca qualcosa, e L'Esorcista ci è riuscito. E chiudiamo con la critica al film, no? All'uscita del film, il critico Stanley Kaufman sul The New Republic descrisse il film come l'unico veramente pauroso che abbia visto negli ultimi anni, in grado di provocare davvero forti reazioni emotive. Joe Dante scrisse che rappresentava qualcosa di diverso da qualsiasi altra avesse mai visto, dicendosi convinto che sarebbe diventato un classico del cinema dell'orrore. Mai Joe Dante, più vero, cioè, Dante. Perché noi glielo diciamo, perché è normale, sono passati anni, ma quello proprio sì, quell'anno. No, lui l'ha detto proprio, io ho detto, questo diventa un classico, un cult, aveva ragione da vendere. Variety ne esaltò la regia e la sceneggiatura, descrivendo il film come un'esperta narrazione di una storia soprannaturale, i cui fatti risultano credibili grazie alle ottime interpretazioni del cast. Secondo la rivista, il lavoro congiunto di Blatty e Friedkin è coeso e avvincente, riuscendo a stimolare sia la mente che i sensi. Tra le testate a giudicare invece negativamente, attenzione, arrivano le critiche. Qualcuno ha criticato negativamente L'Esorcista, sentite bene cosa dicono. Il New York Times, che non è nuovo a questi giudizi, un giornaletto così, proprio di paese, diciamo. Sì, lo definì uno sproloquio sull'occulto con grotteschi effetti speciali. Sì, guarda, proprio gli effetti speciali sono proprio grotteschi, guarda. E Rolling Stone lo giudicò un film pornografico religioso che tenta di rifarsi a Cecil B. DeMille. Ma no, ma ora perché c'è quella scena... non la dico, ma è la scena di quella con il crocifisso, diciamo, è pornografico, vabbè, ho capito. Esatto. Vabbè. Con il passare degli anni, il responso della critica migliorò ulteriormente. Sull'aggregatore di recensioni Rotten, il film registra un conteggio di 87 su 100, praticamente quasi la perfezione. Roger Ebert nel 1993 lo definì uno dei migliori film del suo genere che sono mai stati realizzati, il quale trascende sia il genere di terrore, orrore e soprannaturale, sia gli ambiziosi sforzi che vanno nella stessa direzione del film, appunto, come aveva detto prima Steve, Rosemary's Baby. L'Esorcista è comunemente riconosciuto come un classico ormai del cinema horror.
certo, ma voglio dire, è un classico proprio del cinema, cioè proprio a livello generale. Questo è un film, uno dei migliori mai girati. Lo metterei sicuramente nei 100 miglior film di sempre. Non so anche il numero, ma ce lo metterei. Credo che nel The Best Film Horror che noi abbiamo fatto, i 100 horror preferiti, penso che l'Esorcista era proprio ovviamente il primo in classifica. Sì, Votato, noi, io esatto. Noi, penso, no. dimmi, Dimmi, dimmi. sì, No, dicevo, dimmi. penso nella tua pagina di Ore d'Orrore l'avrai chiesto, avranno fatto dei sondaggi anche in altre zone. Io credo che l'Esorcista venga fuori quasi sempre quando chiedono il miglior horror oppure l'horror più pauroso. Credo che si parli sempre di, non lo so, confermami o dimmi Nel di no. gruppo praticamente c'è di tutto, dai meme, insomma, si parla sempre dell'esorcista, non c'è niente da fare. No, infatti, ecco, infatti pensavo e te lo chiedevo apposta perché Assolutamente. anch'io da appassionato di horror, tutte le volte da anni ormai sento dire sempre l'esorcista, il miglior film horror, il film horror più pauroso, il film horror più, ecco, quello è l'esorcista. Anche dai quindicenni di oggi, ad esempio, il che vuol dire che è un film che attraversa tante epoche, tante Tempo. generazioni. Sì, no, infatti prima ho detto un film generazionale nel senso proprio, non volevo intendere di quella generazione, però Certo. generazionale che tutte le generazioni, questo film, anche se è del 73 e magari un quindicenne non se lo guarderebbe mai, un altro film del 73, ma questo sì, questo Assolutamente. Ci dicono è anche una botta. l'esorciccio non era male. Ma guarda, io come remake, Ah. secondo me, è uno dei migliori. Sì, Sì, bene. sì, sì, sì. Allora, Steve, sia questa sera sia martedì sera non ti potrò fare delle sorprese perché tu già sai i film di cui parleremo. Sì, Però, perché è stata innanzitutto, ti una. ricordo che ci ritroveremo con Steve per parlare della quindicesima edizione degli Ore d'Oro Awards. Martedì alle 21:30 e parleremo di questi tre film. Guardate un po': Black Christmas, il primo Black film Christmas horror natalizio che di Bob Clark. di Bob Clark. No, ho detto, ma che mi ha detto una parolaccia? No, diceva il regista. Primo Oh, film horror fantastico. natalizio, Il grandissimo, primo, che è questo sì, diciamo il capolavoro. primo horror natalizio di quello proprio potente, molto Sì, forte che è slasher, diciamo. rimasto, che io amo fortunatamente. Pensa, io devo essere sincero, l'ho visto sicuramente qualche annetto fa, appunto su iPad, quindi io lo Sì. Oddio, ammetto e sono rimasta folgorata, proprio. Tania che vede un film sull'iPad è già un Sì, evento. però libero su YouTube, poi mi sono comprato il DVD, quindi ormai ce Che l'ho si trova e malissimo, io non ce l'ho purtroppo, la mia grande mancanza. Non però lo io l'ho trovato comprai ai più in tempo. Feltrinelli, Steve. Come? Io l'ho trovato ai Feltrinelli, sai quella prova a basso prezzo? Sì, ora invece è fuori catalogo. Ah, è fuori catalogo. Ah, ecco, sì, perché Ho non solo il mi remake manca. che non c'entra niente assolutamente. E poi Frankenstein Junior, Vabbè, qui. la comedy, insomma, la comedy che omaggia l'horror e tutto Mel quanto. Brooks Esatto. si E supera con poi questo filmone. preparatevi perché parleremo naturalmente di Non aprite quella Ebbè, porta, giusto? c'è un personaggio che è diventato iconico come Michael Myers, Jason o Freddy Krueger, che Il nostro Leatherface, Letterface. il Allora, Steve, grandissimo grazie di Tommy Hooper. tutto. Noi ci Grazie a vediamo te, grazie a martedì. voi di seguirci sempre così numerosi. Sì, anche contro le Grazie partite, contro la De Filippi, grazie, davvero. comunque Contro tutti, grazie. A noi contro non ce tutti. ne frega Grazie, niente. grazie, non ce ne frega niente, no. A martedì sera. E A martedì, ciao Tania, chissà che grazie, ciao copertina avrà Riccardo. Steve. No, Dio, prete no, però stavolta non c'è prete. Non c'è prete, ciao.